Buongiorno, stamattina io e Ale abbiamo deciso di venire in piscina visto che il papà lavora e già è iniziato il delirio. Allora non c'è nessuno se non quelli che stanno facendo appunto corso di nuoto e siccome è la prima volta quest'anno cosa mi succede? Mi ritrovo che non esistono più gli sdrai. Se vuoi uno sdraio te lo vai a noleggiare, il problema è che te lo devi portare. Quindi fortunatamente sono riuscita a trovare un'anima pia che mi ha aiutato con sta panza a portare qua lo sdraio. Non esiste più neanche il noleggio dei, come si chiamano, dei mobiletti dove puoi mettere il portafoglio e cose a cui ci tieni, bensì ti devi comprare tu il lucchetto, così se lo sapevo, visto che a casa ne ho una miriade, me li sarei portati. Quindi diciamo che è cominciato proprio bene oggi. In più avremmo già preso tipo una decina di pizziconi di zanzara, sia io che Ale, pur avendo l'Utan Tropical addosso. Cioè, se non ci credete, stanno mangiando. Stasera pizza. Mettiamo la ricetta qua, nelle schede, qua, indica qua, nelle schede. Potevi farmi una questa qua? No, quella è mia, quella è la... Bombe giganti. Quella di chi è? Di Ale, questa. Ti gusta? Siamo pronti? Secondo Ale che scotta. Passiamo qua. Lo conosco, lo conosco.
Buon appetito! Sta a parlare? Ciao! Ciao ragazze, benvenuti in Ciao ragazze, sto di merda! Bravissima! Speriamo passi! Prova a dire qualcosa tu? Ciao, sto giocando con la pista! Sto facendo i salti! Buongiorno! Allora ragazze, vista la situazione delle ultime settimane, che potete benissimo vedere in questo momento, cioè guardate in che condizioni sono, tanto c'è Alessandro che grida come un pazzo scatenato. Vista la situazione delle ultime settimane, visto che ho già due video registrati da montare e non ho la forza di fare niente, scusate, ma ho anche la telecamerina nuova, quindi devo un attimo capire come usarla. Mamma, in che condizioni sono, aiuto, mancano 33 giorni. Vi dicevo che ho già due video registrati da montare. Uno è un mini vlog in piscina, siamo andati appunto in piscina, tanto lo sapete se mi seguite su Instagram. E l'altro è la valigia per il parto. Solo che devo ancora registrare la intro e quindi non so quando riuscirò a farla, perché prima devo sistemare. Allora, vi dicevo, vista la situazione degli ultimi tempi, cioè che sto malissimo praticamente, è una settimana che sto male, ho deciso di fare tipo un weekly vlog dove ogni giorno vi aggiorno un attimo sulla situazione. Allora, io è da domenica che ho malissimo, dove è andata qua il fuoco, ok, che ho malissimo, sì, non guardate il casino, vi prego, che ho malissimo allo stomaco, ho dissenteria, l'effetto vento è dato dal mio acquisto dell'anno, tanto mal di stomaco, la ritenzione sta peggiorando, ho ritirato le analisi e ho la proteinuria, si chiama, un po' alta, quindi devo stare tranquilla, tenere controllata la pressione, perché potrebbe essere gestosi. Quindi, oltre a tutto questo malessere, sono anche preoccupatissima. E Alessandro non aiuta, perché chiaramente io non riesco a combinare niente e lui ovviamente è stanco, eccolo, è stanco di rimanere dentro casa, giustamente, cioè giustamente. Ecco, vuole scappare di casa praticamente, e ha tutte le ragioni del mondo, perché mi rendo conto che ultimamente proprio, comunque, ecco, non si può andare dalla nonna Teresa. Perché? Perché ha da fare. E poi gioco da solo? Beh, puoi giocare da solo anche a casa, magari con l'Indira, no? Però hai detto posso giocare con... No, ti ho detto che non devi tirargli la coda, che non devi romperle le scatole perché è caldo anche lei. Non ti ho detto che non ci puoi giocare. Tirargli addosso le macchine non è giocare, è romperle le scatole all'Indira. E lei è vecchiotta. Sì, però io voglio giocare con l'Indira. Sì, puoi giocare senza farle male. Sì, però dopo mi faccio male con l'osso. Non gli devi fare male. Perché? Ma e se io faccio male a te, sei contento? No. E allora perché tu devi far male a lei? Perché io non so come fare. Lo sai benissimo come si fa a non fare male all'Indira. Comunque, ecco, questo è quanto. Il delirio. Mamma, che occhiaia. Mi dai una mano a fare qualcosa adesso? Dobbiamo fare pulizia, sai? Mi dai una mano? Sì. Mi dai una mano? Ti dai una mano? Di alle brighelle che ti arriva anche la piscina sta settimana, che l'abbiamo ordinata. Ti arriva la piscina stasera? No, stasera no, non arriva. Oggi. Magari, amore. Oggi arriverà settimana prossima. Se siamo fortunati arriva prima. Sì! Se siamo fortunati, ma ultimamente non siamo tanto fortunati. Sì. Vediamo. Incrociamo le dita. Yeah! Ma saluto a tutte. No, fai una. Anche l'Indira deve dire che abbiamo la piscina. L'Indira non è capace di parlare, vero Duda? Sì.
di donna di mamma. Cosa c'è un po' da lì che si muove? Aspettate che vi faccio vedere la mia vecchia. Aspettate che ha male. Adesso gli faccio un bel dottorino. Ale, lasciala stare. Dudini? Dudina, eh? Amore! Quanto caldo hai? Sono anche. Sono. Allora, io sono una pessima madre. Perché queste sono tutte cose di Alessandro che ho lavato, che dovevo stirare, ma non ce la faccio assolutamente. E perché? Cioè, proprio non riesco a pensare di accendere il ferro. E posso fare? Qua c'è anche il suo lettino nuovo. E quando avrò sistemato vi farò vedere tutto, dai. Ce l'ho fatta. E questa è la lista. Bene ragazze, ci sono, la valigia è pronta, la valigia per l'ospedale, o meglio le due valigie per l'ospedale. Questa è quella per il parto, quindi qua c'è tutto l'occorrente per il parto e il subito post parto, e qui per i giorni in ospedale. Aiuto. Aspettate, perché oltre a queste due qua poi c'è anche, c'è lui, il mega cuscino da allattamento. Quindi praticamente un trasloco. Però è così, tenete presente che solo gli assorbenti occupano metà valigia, c'è una cosa allucinante. Aiuto, comunque vedrete tutto nel video. Cosa stai facendo? Vado. Cerco di trovare i pezzi. I pezzi? I pezzi, non li trovi i pezzi? Guardami, che almeno capisco, non perché parli così. Che non si dovrebbe parlare con quello lì in bocca. Sì, va bene, hai ragione. Non posso, amore. A parte che non ce la farei mai a sedermi lì per terra e poi rialzarmi. Cosa fai quando hai una giornata di quelle dove stai un pochino meglio? Dove ti sei un po' ripresa? Ho spostato i mobili. Le macchie che vedete lì sono dei buchi che ha chiuso Manuel ancora a febbraio e mi ha detto sì, domani do sul colore, e come potete vedere non occorre che diciate al vostro uomo ogni 6 mesi fammi questa cosa, lui ve la fa, prima o dopo ve la fa. Febbraio, siamo a luglio, stai un pochino meglio vuol dire questo. Stare un pochino meglio. Ho ancora tutto il letto e tutto là dietro da sistemare. Sto smontando casa praticamente. Domani arriva la piscina. Intanto oggi sono arrivati tutti gli accessori. Aiuto, quanto caldo è. La novità del giorno è che ho sentito la dottoressa e non mi ricordo se ve l'ho già detto, mi sembra di averlo detto forse stamattina, che non sto bene, sto prendendo il magnesio. In realtà è il magnesio a farmi male, che mi fa appunto dissenteria e tanto mal di stomaco, è il magnesio. Quindi dovrò prenderlo un giorno sì, un giorno no, e oppure mezza bustina al giorno, anche se sinceramente domani l'idea di prenderlo e cominciare a star male di nuovo come sono stata male sti giorni non è che mi garba più di tanto. Quindi MAC2, boh. Ma una gioia quando? Quando una gioia? Ma che è sta cosa? Buongiorno. No, non mi sono appena alzata. Infatti, se vedete, sono già vestita. Più o meno. È venerdì. Intanto qua mi perde il fuoco. Scusate le occhiaie, ma ho dormito niente anche stanotte, tanto per cambiare. Avete visto le sopracciglia? Terribili, cioè sono rosse. È l'aggeggio quello della Maybelline là che si toglie, peel off. E sono carine appena fatte. Dopo un po' perde colore, diventano rosse. E io ovviamente ne ho comprate due. Quando ho preso questo, perché erano in offerta,
Quindi il colore più chiaro, attenzione perché vi diventano rosse, rosso malpelo. Vabbè, non importa. Cosa vi volevo dire? Ah sì, oggi è venerdì. Adesso mi sono stesa un attimo perché mi sta prendendo. Scusate, mi sta prendendo l'abbiocco. Ma devo finire con le pulizie perché poi ieri non ho combinato più niente. Oggi dovrebbe arrivare anche la piscina. Fuoco. Ma perché sta cosa? Vabbè che si rifiuta anche la telecamera, figuriamoci. Ecco, va bene così. Ecco, no, niente, ha messo a fuoco. Peccato, mi spiace per voi. E niente, devo finire con le pulizie. Oggi dovrebbe arrivare la piscina. Però non ho ben capito se la montiamo direttamente stasera o facciamo domani. Però domani ha messo brutto tempo e quindi boh, chi lo sa. Comunque sto pensando di mettere il vlog di sabato in piscina direttamente in questo qua, perché non riuscirò a montare il video. Quindi l'avrete già visto. Che bello. Per parlare al futuro quando voi avrete già visto in passato e insomma ci siamo capiti. Comunque non ho ancora avuto il coraggio di prendere il Mac 2 stamattina, quindi oddio, 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 aspettate che no, la pancia in giù non si può, Noemi. Ogni tanto ci provo, mi dimentico. Aspettate che tiro via questo, ok. E oh, poi stamattina non sta fermo un attimo uno e non sta fermo un attimo l'altro. E l'Indira è disperata. Ok, e cosa volevo dirvi? Che sto parlando troppo. Meglio che mi dia da fare. Vieni qua. È finito il dentifricio, ma ce n'era un mezzo tubetto ieri. Quanto ne hai usato? Tubetto, adesso è finito. Un? Solo uno spruzzo. Solo uno spruzzo di dentifricio e l'hai finito? Sì. Ma quanto grande era sto spruzzo? Non è così. Ecco perché l'hai finito. E adesso come facciamo? Forse dopo andiamo a prenderne un Vieni altro. qua, fammi vedere quei denti lì se li hai puliti. Non ti vedo. Sono puliti, secondo te? Sì. Adesso andiamo a controllare, va. Ma e sta piscina? A tuo Devi chiedere a mio papà papà. se ti Gamba. lo chiami. Si sta già gonfiando. Un pochino. Finalmente abbiamo finito. Adesso facciamo partire Dino e andiamo a fare da mangiare perché sono le 12 e un quarto e abbiamo fame. Yes. Poi penseremo al resto del piano oggi. Ok, ci credete che è arrivata una mail dove c'è scritto gentile cliente, avevamo promesso di consegnarti la spedizione numero tal dei tali, inclusa nell'ordine tal dei tale, entro il giorno 20 luglio. Siamo spiacenti di informarti che la spedizione potrebbe subire un ritardo di 1 o 2 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. La piscina non è arrivata, non arriva. Doveva arrivare oggi. Dov'è la piscina, Ale? Non ce l'ha fatta. Bravo, ci facciamo quello nero allora. Ti racconti cosa è successo oggi? Sì, sono andato in bici. E poi sono cascata dentro il fosso. Sei cascato dentro al Fosso. fosso?
posso. Un attimo, uno, due. E dove sei stato? All'ospedale con l'ambulanza. E adesso? E adesso come stai? Bene. Guarda le botte qua. Ah. Ti fa male? Sì. Come stai? Nano? Eccoli qua. Come stai? Bene. Oro. Ecco, capite cosa vuol dire periodo mai una gioia? Ah, e la piscina non è comunque arrivata oggi. Sì, siamo appena tornati del pronto soccorso. Il resto ve l'ha raccontato Ale.